Siamo con l'ingegner Carlo Becchi, Head of Development 77 Agency Riga Lettonia. Cosa ci può dire rispetto alle ICT in ambito internazionale? Lavorare in ambito internazionale è senz'altro una sfida, perché i mercati sono diversi, spesso le legislazioni sono diverse, e però si ha anche la possibilità di affrontare un pubblico diverso, con gusti differenti, e spesso realizzare una campagna di marketing per più nazioni comporta uno studio anche sociologico del target, che diventa molto, molto più variegato. Dal punto di vista del lavoro fuori dall'Italia si affrontano situazioni di paesi come nel mio caso la Lettonia, che ha una storia molto particolare, che appunto è una realtà estremamente diversa da quella italiana, e diventa fondamentale capire e comprendere le potenzialità e le limitazioni, e di tanto in tanto tornare però anche a confrontarsi con il nostro paese di origine quando ad esempio c'è bisogno di fare ricerca, e nel quale noi siamo comunque sempre all'avanguardia, voi siete con l'Università di Salerno, e questo è il motivo per cui sono qui e per cui abbiamo una collaborazione col centro ICT, col professor De Santo, perché quando la scienza torna a essere predominante sulla tecnologia, l'eccellenza di poli come il vostro diventa un primo punto di incontro per andare avanti e essere innovativi. Quindi una partnership internazionale appunto con l'osservatorio SNIF. Quali sono gli obiettivi appunto di questa partnership per il futuro? Gli obiettivi, senza dubbio, molti degli elementi che l'osservatorio si prefigge di studiare sono elementi al quale noi siamo interessati come agenzia, che è stata sin dalla sua fondazione nel 2003 esclusivamente legata ai media sociali e agli strumenti tecnologici. Non abbiamo mai fatto marketing di tipo tradizionale, quindi dall'utilizzo di tecnologie di frontiera come l'Internet of Things, che è stato più volte citato, al marketing mobile. Per noi diventa importante riuscire a capire quello che per noi è sempre stato il giornaliero, come è percepito e come è lo stato a livello dei nostri competitor e del mercato soprattutto. Quali vantaggi le nuove tecnologie apportano nel sociale? Guardi, dal mio punto di vista e dalla mia esperienza, io vengo da un centro di formazione, il primo vantaggio che apportano le nuove tecnologie sul sociale è capacità e opportunità occupazionali. Poi possiamo scendere su cose diciamo più di pratiche, dagli impatti sull'ambiente piuttosto che tutela dei minori, tutte cose che noi all'interno del centro Elis abbiamo sviluppato, però la nostra missione è molto orientata a creare nuova occupazione, e la nostra linea è sempre quella di valorizzare nuove tecnologie per creare figure professionali e quindi lavoro. E secondo lei quali sono gli obiettivi che l'osservatorio SNIF dovrebbe privilegiare? Credo che l'osservatorio SNIF debba, come ogni osservatorio, fare una fotografia su un fenomeno che di per sé è molto volubile, per cercare di generare innovazione, poi essendo appoggiato a un ente di ricerca, a un'università, cercare di riversare tutto questo nei percorsi formativi. Cosa si può fare in quest'ambito per i giovani? Sappiamo che voi promuovete anche molti master, nonché dottorati di ricerca. Sì, dunque Telecom chiaramente è molto interessata a sviluppare tutto il mondo dell'ICT, tutto l'ecosistema ICT, a partire dalle infrastrutture di rete fino ai servizi e alle applicazioni. Per questo diciamo Telecom è sempre molto attenta sia ai giovani, quindi a organizzare master, possibilità di inserimento dei giovani nelle aziende, sia a cercare di costruire delle partnership, delle joint venture con società pubbliche oppure privati, per facilitare lo sviluppo delle nuove tecnologie, in particolare della banda ultralarga, quindi di quella che si chiama la Next Generation Access Network. In particolare io mi occupo proprio di questo, di tutto quelle che sono le attività a livello tecnico e a livello anche di sviluppo regolatorio e commerciale con riferimento alla Next Generation Access Network. Quello che stiamo facendo, oltre ai master che diciamo contiamo di ampliare, speriamo di riuscire ad ampliare su tutta Italia, è anche provare a far partire delle prime società miste, fatte da Telecom e da altri soggetti, che possano creare, speriamo, possibilità di lavoro per i giovani.
E per quanto riguarda la partnership proprio con l'Università degli Studi di Salerno e con l'Osservatorio Nascente, quindi con lo SNIF, cosa ci può dire? Noi siamo molto interessati a seguire queste attività, in particolare il nostro centro che si chiama Telecom Italia Lab, che ha sede a Torino ma anche a Napoli, ha cominciato a lavorare molto attivamente con l'Università di Salerno, con il vostro rettore, e noi contiamo sicuramente di portare avanti questo tipo di collaborazione e di partnership dando il nostro contributo e aspettandoci importanti contributi da questo centro, da questo osservatorio. Quali sono gli obiettivi che l'osservatore SNIF privilegia e come è possibile collaborare attivamente con, se è possibile, con l'osservatorio SNIF? Benissimo, allora SNIF sta per Social Network, Net Neutrality e Internet del Futuro. Tre paroloni, ma in realtà il social network ormai è sulla bocca di tutti e quindi noi tendiamo di osservare e a fare attività di ricerca e di supporto cercando di sbrogliare gli intrecci tra i vari aspetti della rete sociale, quindi la tecnologia, l'economia, gli aspetti di legalità, quindi le leggi, la giurisprudenza, ma anche, come dire, i regolamenti che quindi impattano sul modo in cui anche gli operatori possono utilizzarli. Ecco che quindi nasce la tematica della net neutrality, la neutralità della rete, che è un pochino più tecnica ma ha un impatto molto forte su quello che poi sono effettivamente i contenuti che viaggiano sulla rete. Internet del futuro evidentemente è buttare un pochettino lo sguardo in avanti per capire quali sono le direzioni che questo fenomeno così capillare, così massiccio sta prendendo e poterle seguire e anche governare consapevolmente. Come partecipare, come collaborare? Certamente l'osservatorio avrà una costante, diciamo, resa pubblica dei propri risultati di attività e quindi una serie di workshop, di convegni, di presentazione, quindi per, diciamo, una persona interessata ai risultati della ricerca la modalità sarà questa. Naturalmente useremo tutti i social network e la rete e il web come strumento di diffusione. Viceversa, siamo alla ricerca di partner e di sponsor per definire tematiche di ricerca, in particolare negli ambiti imprenditoriali ma anche quelli relativi ad enti e aziende, e quindi attraverso questa definizione tirar fuori anche le risorse, per esempio per coinvolgere giovani ricercatori, nostri laureati o laureandi, non solo dell'Università di Salerno ma di tutte le università che vorranno partecipare a questo consorzio. Abbiamo anche una serie di contatti di livello internazionale per definire tirocini, tesi, stage, quindi le opportunità saranno tante e una volta tanto la tecnologia ci viene incontro, perché grazie ai mezzi di comunicazione sarà facile tenersi informati. Un'ultima domanda, come è nata la collaborazione con l'Agicom? La collaborazione con l'Agicom è nata forse un po' per caso un paio d'anni fa, perché ci siamo conosciuti col direttore della sezione studi e ricerca, l'ingegnere Ananasso, a un convegno. Poi nell'anno scorso si è sviluppata attraverso una serie di seminari congiunti che abbiamo tenuto e quindi è nata poi, come dire, il riconoscimento del fatto che nei diversi ruoli istituzionali, l'Agicom come garante e quindi come un'autorità che sorveglia il mercato, che definisce le regole, e l'università viceversa come osservatore, no, c'è una complementarietà perché è possibile quindi definire insieme delle tematiche da sviluppare. La ringrazio tanto.